pareggia fermo e riconquista la vetta, sebbene in condominio con altre quattro squadre. In anella il sesto risultato utile per il Chieti, terzo pareggio di fila, ma il bicchiere va visto mezzo pieno. Il rammarico più grande, vantaggio durato pochissimo, appena 4 minuti. Novità sostanziale, il ghanese Donzà dal primo minuto, davanti il tridente Ceccarelli. Fal Touré, fermata con la 4-2-3-1 in fase di non possesso. Lomangino marca di fatto a uomo Donzà, la prima da titolare nel 4-3-3 disegnato da Gnoffo, davanti Ceccarelli, Fal e Touré. Dopo le prime schermaglie la situazione si sblocca al minuto 25 ed è proprio Donzà da fuori a prendere la mira, destro secco di Stasio, sorpreso e battuto. Prima rete per il 28enne centrocampista ghanese, che in Serie A ha debuttato col Verona a 17 anni nel 2014, collezionando poi circa 90 presenze con le maglie del Cagliari e soprattutto della Bologna. La fermata non resta a guardare. Minuto 29, lungo cross da sinistra, manca la copertura, Servalli non esce, di testa Lomangino pareggia 1-1. Prima rete segnata in casa dall'11 di Bolzan, che insiste e sfiora il raddoppio con il 2005 sardo. L'esterno prima timbra una clamorosa traversa, poi semina lo scompiglio in area neroverde, slalom di qualità, decisivo Fal, da tergo intervento provvidenziale. Versante opposto, passa un solo minuto, Della Quercia, destro poderoso che spolvera la traversa della porta difesa da Di Stasio. Grande equilibrio nella ripresa, accade poco o nulla. Negli ultimi 20 minuti pressione e tanti cross in area canarina. Il Chieti dimostra di averne di più al 93esimo su traversone di Della Quercia. Forgione si inserisce bene, ma colpo di testa troppo centrale, finisce così 1-1. Il Chieti riaggancia la vetta. Domenica prossima alle 14:30 impegno all'Angelini, ospite il Ternoli.